Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ma anche altri luoghi, luoghi significativi, luoghi che interessano anche tutto il mondo legato alla vita di Padre Pio, perché qui parliamo della storica redazione di Voce di Padre Pio e in questa giornata non possiamo non dimenticare un frate che ha dato tanto, ha dato tutto per Padre Pio. Era conosciuto nel mondo come il vice postulatore. Vogliamo parlare oggi di padre Gerardo di Flumeri. Padre Gerardo di Flumeri che è venuto a mancare proprio l'8 maggio del 2005. Nato il 5 gennaio del 1930, ordinato sacerdote il 21 febbraio del 54, ha conseguito la licenza in Sacra Teologia presso l'Università Gregoriana di Roma, la licenza in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico, ha completato gli studi biblici a Gerusalemme presso i Gesuiti, è conosciuto nel mondo come il vice postulatore di Padre Pio, il vice postulatore della causa di canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina, di cui è stato confratello qui nel convento di San Giovanni Rotondo, ha contribuito in maniera quasi determinante alla sua, nella sua causa. È stato, come lo definivano anche i suoi confratelli, metodico, razionale, pignolo, preciso in tutto, anche nel valore e nel significato esatto delle parole. Per questo i superiori gli hanno anche dato la possibilità di andare a proseguire gli studi con specializzazione in teologia e sacra scrittura, arrivando poi a conseguire in questa branca universitaria il titolo accademico. Per esigenze di personale poi venne richiamato dai superiori in provincia, così inserito nell'insegnamento, e di qui poi cominciò questo importante servizio per la causa di Padre Pio. Ecco, cosa ricordare di Padre Gerardo? Vogliamo ricordare quello che ci ha insegnato. Ecco, quando si parlava sempre di un Padre Pio burbero, ecco, lui che era un po' la voce anche dei frati, quando si trovava dinanzi ad una telecamera o dinanzi ai giornalisti, cercava di spiegare che non era così. Padre Pio era una persona molto piena d'amore e soprattutto amorevole nei confronti dei suoi figli spirituali. E proprio al giornalista che gli chiedeva ma perché Padre Pio era una persona burbera, ecco, in una delle tante interviste Padre Gerardo ha spiegato questo, citando lo stesso Padre Pio, che si chiedeva com'è possibile vedere Dio che si va a contristare per il male degli uomini e non contristarsi parimenti. Non c'è altro rimedio, diceva Padre Pio, che se non evitare che Dio vada a scaricare i suoi fulmini nei confronti del fratello, se non alzando una mano per trattenere il suo braccio e con l'altra invece rivolgerla nei confronti di quel fratello per un duplice motivo, dice Padre Pio, che gettino via il male e che si scostino e presto da quel luogo dove sono, perché la mano del giudice è lì per scaricarsi su di esso. Questo era il ruolo di Padre Pio e quindi un ruolo anche di padre nei confronti di questo fratello, per evitare che la mano del giudice si andasse a scaricare su di esso. E lo stesso Gerardo di Flumeri, andando a raccontare questo episodio in una delle tante interviste che abbiamo recuperato, citava ancora Padre Pio che diceva: ahimè, quante volte, per non dire sempre, mi tocca dire addio giudice con Mosè: o perdona questo popolo o cancellami dalla vita.